Benvenuti da Tina e Pippo e Viu. E buon Halloween, ragazzi! Sì, finalmente oggi è Halloween, è arrivato Halloween anche quest'anno. Siamo molto molto contenti e siamo felicissimi di festeggiarlo di nuovo insieme a voi. Allora, da cosa ci siamo travestiti? Vai, Pippo da Dracula. Da vampiro, Conte Dracula. Guardatelo. Mettere la sua cravatta, il mantello. Da diavoletta. Io da diavoletta, questo qui l'avevate già visto nello shopping. E poi e appunto, cosa c'hai pure? Il tridente. Yeah! Bellissimo, poi anche questo trucco, notate? Che l'altro anno mi avevate detto, mi piace tantissimo il tuo trucco, Tina, grazie mille. E quest'anno naturalmente ho cambiato, l'ho fatto appunto da diavoletto, quindi rosso e nero. Vedete un po' così, anche gli occhi. Allora, e oggi faremo naturalmente una challenge. Di Halloween. Sì, i muffin da paura. Dolcetto o scherzetto? Allora, come potete vedere, abbiamo tantissime cose. Allora, come decorazioni cosa abbiamo? Questa ghirlanda che con le zucche. Che non si vede, non sono zucche. Sì, sì, sono zucche, bellissime. Poi qui ci sono gli occhi minacciosi. Gli occhietti minacciosi, che appunto adesso siamo un po' al buio e luce, mezzo, quindi si vedono. Poi le lucine dei pipistrelli. Poi qui intorno ci sono gli agnetti. Poi invece le lucine dei ragnetti, i nostri calici che avete già visto. Le nostre due candele. Bravissimo. Un coso dove c'è scritto il certo scherzetto, vedi tensa. Sì. Poi qua abbiamo i nostri muffin da paura che ha preparato la e nostra mamma. E le nostre cannelloni. Bravissimo. Ah ragazzi, la maggior parte di queste decorazioni che vedete qua le abbiamo prese sul sito di Banggood. Comunque l'avrete già visto nel video shopping per Halloween che abbiamo pubblicato. Comunque adesso vi apparirà qua sopra. Dice okay. Capelli e sotto quel video vi avevamo lasciato il link del sito di Banggood e anche il link di tutte le decorazioni, di tutti i prodotti che avevamo preso. E ve li lasciamo anche qua sotto, sotto questo video. Quindi qua sotto avrete il link del sito di Banggood più tutti i link, tutti i link dei prodotti che abbiamo preso, così voi cliccate e sapete tutti i dettagli. Poi comunque Banggood oltre a cose come cosa hai fatto. Bravissimo. Poi comunque Banggood oltre a cose di Halloween anche cose per Natale, tantissime altre cose. Per la Befana. Andate a curiosare. Per Pasqua. Bravo. Allora, a turno pescheremo un bigliettino che contiene un numero e dovremmo assaggiare il muffin che corrisponde a quel numero. Beh, quindi presentami. Perché si chiamano muffin da paura, Pippo? Perché alcuni sono buoni e altri cattivi. E poi se uno prenderà il muffin cattivo dovrà pescare. Dovrà pescare in un altro contenitore, questo qui, dove ci sono dei bigliettini dolcetto e altri scherzetto. E ci sono delle bravissime delle penitenze. Quindi se uno lo becca il muffin buono, ok, se lo mangia se lo gusta. Chi invece lo becca cattivo ha la possibilità di beccare un dolcetto, quindi di farsi la bocca buona dolce, oppure di ricevere di fare uno scherzetto, di ricevere uno scherzetto, quindi ancora peggio. Allora Pippo, iniziamo? Sasso, carta, forbici. No ragazzi, va. Sasso, carta, forbici. Vinto io, inizio io. Oh! Dai, pesca il numero 5. Allora, peschiamo un po' i numeretti. Secondo me esce notare anche questo qui. Ah, come brucia. Ragazzi, secondo me esce il numero 5. Ma magari c'ho ragione, esce proprio il 5. No, 4. Guardate, che ve lo voglio far vedere bene. Tieni il maffettino. Sì, ok, 4. Tieni il maffettino buono 4. Allora, 4, quindi questo qui si Pippo l'ha già tolto, comunque il 4 qua. Tieni allora, il tieni. Ragazzi, ho paura, cioè chissà la nostra mamma cosa ci ha messo dentro. Magari prendi un po' di peccino in bocca. Notare che c'è una forma di zucca, quindi no, mamma, paura. Dai. Paura, ragazzi. Vado. Non è buono. Vediamo. No, mordi. Ah, per adesso non c'è niente. Che buono. Senti, andiamo dentro. No. Ho paura che che cupa. Buono, marmellata. Oh mio Dio, ragazzi. Che c'è dentro? Olive e ketchup. Te l'ho detto, ma che è un po' di kefecino. Che schifo!
Vabbè, io mangio la parte di muffin buono. Dai. Mo' pesco io. No. Dai. Mamma mia. Dai, peschiamo un po' la penitenza. Adesso io devo pescare. Dai, dai. Penitenza, penitenza. Ho messo anche la penitenza, ragazzi. Allora, quindi, il muffin cattivo, quindi adesso devo pescare. Vediamo. Penitenza, penitenza. Vediamo, ragazzi. Scherzetto! Sì! La penitenza! Tipo, sediti, sediti. Vediamo un po' che cosa devo fare. Mangia un cracker con coltello e forchetta. Oh, mamma. Quindi andiamo a prendere cracker, coltello e forchetta. Ok, abbiamo preso i cracker. Vediamo un po'. Cioè, sì, mangiarlo con coltello e forchetta è proprio strano. Che dopo mi dà anche mezzo sì, cracker. Sì, tieni. Tanto tipo mangia. Come sempre. Allora. Proviamo a mangiarla con coltello e forchetta. Poi devi prendere pure col coltello, con la bocchetta. Allora, si vede? Sì, ok. Ah, naturalmente diteci nei commenti se vi piace, se vi piacciono le nostre decorazioni, eh. Come abbiamo decorato. Oh, mamma. Però sì, vabbè. Ah, così, ce l'ho fatta. Dai, ragazzi. Non è tanto difficile. Allora, vediamo. No, ecco, un pochino sì, lo mangio così. Anche se è molto strano mangiare i cracker con la forchetta. Ok, adesso mettiamo tutto via. Lo peschiamo un numerino e speriamo che non è male. Perfetto, vai Pippo, pesca un numero. Chissà. Pippo, che numero pescherà? Il 3. Aspetta, prima facciamo vedere poi il numero. Poi io c'ho paura. 3. Poi non c'ho paura perché io sono... Poi, muffin numero 3. Allora, fallo vedere. No. Vai Pippo. Prego, tutto tuo. Allora faccio un mossettino piccolo. Vai, e tanto devi andare in centro perché il contorno è buono. Ma anche qui, è normale. Anche qui. Ah, anche lì, bravissimo, c'è anche lì. Vai. Un bel morso deciso per Halloween. No, io sono paura. Per tutti i nostri iscritti, seguaci. Vai. No, no, io non ce la faccio. Dai. Un bel morso grande. Enorme, 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 enorme. Hai visto che si avvicina, è buono. No, non mi dire che è buono. Dai, vai avanti, vai avanti. Cos'è? Forse è buono. Forse è buono, cioè lo sto mangiando tutto, forse è buono. Marmellata! È buono, marmellita! Marmellata! Che fortuna! Dammelo, me la mangio tutto! Tieni, mangiatela. Intanto io pesco un muffin. Quindi ragazzi, no, speriamo che non mi riesca di nuovo cattivo, dai. Voglio farmi un po' la bocca dolce, perché non adesso sono riuscita a farmela dolce, perché prima non mi è uscito nemmeno il dolcetto, quindi. 6. Aspettate, si vede, sì. Il 6, che è questo qua. Vediamo. Vado, subito deciso, tanto ormai ho rotto il ghiaccio, quindi. Buono, penso. Ah! Che cosa c'è dentro? Olive! Oh mio Dio! E non ti capita per di senso! Olive e muffin non vanno per niente d'accordo. Di nuovo, dai ragazzi, mi deve uscire il dolcetto, eh. Dai, no. Ti fate per me. Dolcetto, dolcetto. Scherzetto, scherzetto. Dai, un dolcetto me lo merito. Non te lo merito. Scherzetto, no però. Canta come se avessi mal di pancia. Oh mio Dio. Devo cantare. Già io ragazzi, premetto, non so bravo a cantare. Cioè, zero proprio. Che canzone posso cantare, Pippo? Mi fa volare per me. Mi fa volare. Ah, mi fa volare. Ok, figura imbarazzante. Basta. Ho già cantato troppo. Vai, Pippo. Ah, tu lui se l'hai mangiato tutto. Beh, è buono. Dai. Vai. Prego, bigliettino. Non voglio. Va bene, intanto pesca. Un golo sapore di olive. Ah, e questa volta, proprio prova coraggiosa, è questa challenge di Halloween. Perché questi qua sono vuoti, cioè non c'è acqua, non possiamo bere. 5. Fai vedere qual è, che è quello lì.
5. Ma è molto prendo un uovo buono per te. No, dai, no, sei di uovo buono. Se due uovo buono sai quanto godo. Vai. Vai, mordi. Un bel morso, eh? Che prima ho dato un morso deciso e poi alla fine era schifoso. Ok, non si vede meglio così. È buono, che dici? È buono. Mordi. Cos'è? Nutella. Nutella, no! Apriamolo insieme. Che buono! Dai, adesso posso mangiarlo anch'io? Sì, dai, per farti un po' la bocca te lo do. Infatti, un pezzettino. Non è giusto. È molto zuccherino. Ok, ultimo muffin. Cioè, rimane un muffin a testa. E quindi... Sì, perché forse sono tre cattivi e tre buoni. Quindi adesso ne manca uno cattivo. Ce n'è uno cattivo e uno buono lì. Ragazzi, no, se ribecco il cattivo, vi giuro, non so cosa faccio. Oddio. Due. Quindi Pippo poi dovrà... Se non si vede... L'uno. Ok, si vede. Due. Dai, deve essere buono. Due. Quindi Pippo mangerà l'uno. Allora. Se schifoso il posto è buono, vediamo. Vediamo, ragazzi, vado. Vai nel cattivo. Fate il tifo per me, per favore. No. Do un morso decisissimo, eh. Schifoso, schifoso. Nutella! Sì! Buonissimo, guardate che buono. Come quello di Pippo di prima. Prego. Boh, Filì, ma finiscilo dopo questo. Ti tocca il tuo uno. Che poi può essere anche buono quello, cioè non lo so. Devo fare uno scherzo nel stomaco, non so che l'altro buono. Ma è cattivo, lo so già io. Quindi facciamo vedere che l'ultimo cartellino era il numero uno. Eccolo qua. Uno. Perché è buono? Vai, Pippo. Ingoia quello buono. Io mi godo il mio muffin buono. Mi godo il mio muffin cattivo. Vai. Un bel morso grande, no, così vai subito al centro. No, ho già sentito. Veramente? Secondo me salsa greca. No. No, non lo so. Fammi sentire. Vai. Faccio un morso piccolo così. Vai, tanto devi sentire se è buono o cattivo. No, non ce la faccio. Magari poi in nostra mano ci ha messo lo zucchero crudo. Vai. No, ma te... non ce la faccio. Dai, Pippo, prova di coraggio, su. Prima è la prima. Forse senza niente. No, no, vai a fondo. Com'è? Aprilo. È buono. No. Forse è Nutella, Pippo. L'hai assaggiato? Cos'è? È aceto! È aceto! Bellissimo quell'aceto, ragazzi, fatelo anche voi. No. Bellissimo, vai, pesca. Dai. Dolcetto scherzetto, vai. Secondo me è il dolce. Dolcetto! Sì. Vai, e lo pescherà in questa zucca piena di dolcetti. Vai, pescane uno. Pesco. E le calecca. Ah, vuoi venire con le calecca? Che bello! Questo qui è in forma di pipistrello! Ma tu wow! Ma devo sedere che ha acido qui noi sono fatta a bocca. Sì, infatti. Oh mamma. Ah no, è forma di cuoricino. Un bel cuoricino azzurro. Vai, Pippo. Assaggia com'è? Ma questo qua non lo finisci con la Nutella. Com'è? Ah, dai. Però ho avuto la fortuna di beccarne uno cattivo, però poi di farsi la bocca dolce con il dolcetto. Mentre tu due cattivi e me un dolcetto. Infatti, poi però alla fine me la sono fatta con quella della Nutella. Quindi, ragazzi, ecco qua la nostra challenge. Guardi, è che ho vinto io. Sì. Ha vinto Pippo perché ha preso solamente uno schifoso, invece io due. E due buoni. Bravissimo, mi piace. Tra l'altro, i capelli di Pippo vi piacciono? Sì, bellissimo.
separati, vabbè. Mi finisco la calecca, così almeno mi faccio babbo. Bravo, tu finisci di la calecca. Speriamo di avervi strappato un sorriso. Appunto, oggi vogliamo festeggiare insieme a voi con questa challenge, ci fa molto molto piacere. Vi auguriamo un bellissimo Halloween. Mi raccomando, scriveteci qua sotto nei commenti che cosa fate questo Halloween, se andate a fare dolcetto scherzetto, se fate una festa con i vostri parenti, amici, cuginetti. Mi raccomando, scrivetecelo, che noi vogliamo sapere. Siamo curiosi di sapere cosa fate questo Halloween. E di cosa vi vestite, mi raccomando, scrivetecelo. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su. Non posso parlare. Se siete nuovi iscrivetevi al nostro canale, così faremo tanti altri video. Dove vai Pippo? Così devo prendere un cacaino. Devo prendere il cracker Pippo, che è meglio, vero? Sì. Ok, quindi ritorna Dracula. Perfetto, Dracula, vai col tuo mantello. Bravissimo. Quindi condividete questo video con i vostri amici e lasciate commenti. Extra, extra. Bomba! Bomba! Sì ragazzi, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre. Noi vi ringraziamo tantissimo. Ancora buon Halloween! Pippo, vai, abbracciamoci. E quindi saluti vai, da... e quindi saluti da Tina e... Pippo è il fortunato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. Buon Halloween! Scrivete, hashtag Pippo vince!